Dottore, ma posso cambiare terapeuta? Questa è una domanda che ultimamente, non so bene per quale motivo, mi arriva spesso. Ovviamente in forme diverse, a volte mi viene detto, dottore, sono in terapia da tanto tempo, ma non riesco più a comprenderne l'utilità, sento che sono bloccato su determinati temi che non stiamo affrontando nel modo corretto, piuttosto che non riesco ad avere il feeling con il mio terapeuta, non riusciamo a costruire. O sento che non riusciamo a costruire una relazione efficace. Pensavo di poterci o doverci mettere meno tempo per risolvere il problema. Non capisco in che direzione stiamo andando, non capisco perché parliamo di certe cose, ad esempio, e non di altre, e via discorrendo. Sta di fatto che poi, indipendentemente da quale di queste premesse viene fatta, poi il messaggio termina con: ma posso cambiare terapeuta? Allora, una risposta molto semplice e molto esplicita è sì, certamente puoi cambiare terapeuta. Il terapeuta, di fatto è un tuo consulente, cioè una persona che prova ad aiutarti ad affrontare la difficoltà che in questo momento ti opprime o nel risolvere il sintomo che diventa ovviamente invalidante o ancora a fare ordine su tematiche di tipo esistenziale, per cui quindi non c'è necessariamente un sintomo, non c'è necessariamente un problema esplicito, ma la necessità, quindi qualcosa di invalidante, diciamo così, ma la necessità di fare ordine, che può essere capire come riorganizzare parti della propria vita piuttosto che prendere delle decisioni percepite come importanti. Ora, se la risposta breve è sì, puoi assolutamente cambiare terapeuta, secondo me però è bene riuscire a considerare alcuni elementi per approcciarsi nella maniera giusta a questa valutazione. Innanzitutto, con il terapeuta, con il proprio terapeuta si deve parlare. Questo perché? Perché penso che non sia utile né lato persona che si rivolge appunto ad un professionista, né lato professionista chiudere senza provare ad affrontare il problema. Di fatto in terapia si viene per affrontare il problema e se si percepisce che qualcosa all'interno del contesto terapeutico non funziona, penso che sia giusto parlarne con il proprio terapeuta. Quindi gli si può dire: siamo in terapia o sono in terapia da tanti anni, però ad esempio sento che questi temi non sono affrontati o non vengono affrontati per come sento di averne bisogno. Si può dire: sento che la nostra relazione non è efficace perché non riesco a sentirmi a mio agio, ad esempio, non riesco a comunicare apertamente per come vorrei, pensavo di metterci meno tempo, eccetera, eccetera. Quindi si deve, secondo me, passare da una esplicitazione dei propri dubbi anche a riguardo della terapia o del percorso terapeutico con il proprio terapeuta e si deve chiedere perché. Perché può essere benissimo che il terapeuta, dal suo punto di vista, abbia magari delle risposte a riguardo, ma che abbia commesso, ad esempio, l'errore di ometterle, cioè di aver dato magari per scontato alcuni passaggi o alcuni momenti del percorso terapeutico che ovviamente per chi non è addetto ai lavori magari risultano essere destabilizzanti o disturbanti e quindi poterne parlare, poterlo esplicitare permette di ottenere queste risposte sempre che il terapeuta ovviamente le abbia. Secondo punto per cui è fondamentale poterne parlare con il terapeuta è vedere la reazione del terapeuta. Magari vi trovate d'accordo nel disaccordo, magari il terapeuta dice: è vero, questo tema sento che non l'abbiamo a mia volta esploso per come occorre, quindi potremmo concentrarci maggiormente su questo, oppure potrebbe dire che riconoscendo magari il suo errore non aver prestato sufficiente attenzione, oppure potrebbe motivare il perché non ha prestato sufficiente attenzione, oppure potreste parlare delle tematiche relazionali, quindi di cosa non funziona, quindi anche il terapeuta può dare un feedback, no? Dicendo magari questo tipo di atteggiamento, questo tipo di comportamento che vedo fa sì che io magari reagisca in questa maniera, ma ora mi rendo conto che non è per te funzionale e via discorrendo. Oppure potrebbe dare spiegazioni su qual è il momento terapeutico che si sta percorrendo, quindi stiamo andando in questa direzione, magari abbiamo aperto una parentesi, poi un'altra ancora e poi un'altra ancora e hai la sensazione di aver perso la bussola.
E quindi ora la ritroviamo, ritroviamo la direzione e riesplicitiamo dove, verso cosa e come ci stiamo muovendo. O ancora, nel momento in cui senti e ottieni delle risposte che non ti piacciono, che non ti convincono, che non ti soddisfano appieno, allora lì puoi scegliere ovviamente come muoverti di conseguenza, quindi valutare di interrompere il percorso, esplicitare questa tua volontà o semplicemente prendere la decisione comunicandoglielo e poi rivolgendoti ad un altro terapeuta. Quindi secondo me è diritto della persona, è diritto del paziente ovviamente cambiare terapeuta. Ci si deve però dare la possibilità di capire e la possibilità di far funzionare, quindi far esitare per come desideriamo il percorso di terapia. Secondo me, dire, per fare un esempio, non è nato il feeling con il mio terapeuta dopo un incontro è prematuro perché penso che non ci sia dati il sufficiente tempo per poter affrontare la situazione, per poter sviluppare una relazione terapeutica. Non tutte le persone che a prima impressione, il primo colpo d'occhio con le quali abbiamo percepito un feeling, poi effettivamente possono esserci state utili nella vita e viceversa, persone che magari all'inizio erano un pochino più enigmatiche, poi si sono rivelate persone squisite, comunque che magari molto in sintonia con noi stessi. Quindi io penso che ci si debba assumere sempre una responsabilità reciproca. Quando le cose non funzionano, premesso che è un diritto del paziente poter cambiare il terapeuta, penso che sia utile poterne discutere, penso che sia utile poterne parlare apertamente, perché questo migliora e dà un'opportunità alla relazione e quindi di conseguenza anche alla terapia. Se però poi le risposte che otteniamo non ci soddisfano, non ci convincono, non ci piacciono, allora proprio in quanto il terapeuta è un nostro consulente, siamo liberi, a mio avviso, di cambiarlo. Quindi chiudere il percorso e rivolgerci ad una persona con la quale magari ci sentiamo più affini o che propone un metodo di lavoro che è più in linea con le nostre esigenze del momento, cioè con il noi di adesso. Però penso che, appunto, come detto prima, sia un qualcosa che deve essere comunque esplicitato, altrimenti rimarrà sempre un sospeso e rimarranno degli irrisolti che poi noi ci porteremo dietro e comunque consciamente o meno graveranno poi sulla nostra possibilità di riuscita nel percorso, perché magari svilupperemo un pregiudizio, perché magari rimarremo scottati dalle nostre esperienze precedenti, perché non ottenendo delle risposte dovremo darcele da sole e quindi queste magari non corrispondono alla realtà e vanno ad alterare appunto il tipo di pensiero o il tipo di approccio che possiamo avere rispetto al problema, rispetto a noi stessi o anche rispetto alla terapia. Quindi sì, puoi cambiare terapeuta, ma fallo nei dovuti modi.